Ciao ragazzi e benvenuti su Science for Fun, però adesso mettetevi comodi perché questa è una bottiglia di birra e dentro di sé nasconde un fenomeno fisico spettacolare. Guardate un po' qua. Questo scherzo si chiama beer tapping e ha distrutto moltissime amicizie. Basta colpire il collo di una bottiglia di vetro piena di birra per generare questa eruzione di schiuma. Il reale motivo per cui tutto ciò accada è stato chiarito solo a fine 2013, quando la pubblicazione di una ricerca scientifica ha fatto finalmente chiarezza su uno dei peggiori scherzi da pub di sempre. Ma partiamo da lei, dalla birra, che di fatto è una soluzione in cui è disciolta una grande quantità di anidride carbonica. Quando apriamo la bottiglia, l'anidride carbonica tende a separarsi spontaneamente dal liquido e per questo vediamo tutte queste piccole bollicine che salgono verso l'alto. Questa separazione prosegue gradualmente, a meno che qualcuno non colpisca il collo della vostra bottiglia. Già, perché in quel momento si generano istantaneamente delle onde di compressione e di espansione che scorrono avanti e indietro lungo la bottiglia e vengono trasferite alla birra stessa, creando delle variazioni di pressione che dilatano e contraggono le bollicine nel liquido. Questi shock improvvisi fanno collassare le bolle all'interno della birra che si frammentano in bollicine figlie ancora più piccole. Il volume delle bolle madri si distribuisce quindi in queste piccole nuvole di bolle figlie, che però hanno una maggiore superficie a contatto con il liquido e possono incamerare facilmente l'anidride carbonica circostante. Le bolle si gonfiano e salgono verso l'alto, ed è proprio salendo che incontrano altra anidride carbonica per ingrandirsi. Si crea una schiuma galleggiante che fuoriesce improvvisamente dalla bottiglia. Se osservassimo questo fenomeno quasi immediato con una telecamera ad alta velocità, potremmo notare che questi ammassi di bollicine risalgono verso l'alto creando delle forme a fungo tipiche delle grandi esplosioni. Forse non ci crederete, ma quanto studiato in questa piccola bottiglia di birra pone le basi per la comprensione di grandi fenomeni geologici potenzialmente molto pericolosi. Adesso è ora della pausa estiva, ma tranquilli, noi ci vediamo a settembre sempre qui su Science for Fun.